Olá, Vanitas! Eccomi di nuovo qua per chi non mi conosce, sono Brigida Ferracini. Benvenuta al mio canale. Nel video di oggi parleremo un po' di mousse, del styling. Utilizzando le mousse vi darò vari consigli di su come ottenere questo risultato e soprattutto di come ottenere un buon risultato utilizzando le mousse. Lascio qua una premessa che io non utilizzo quasi mai le mousse perché difficilmente riesco a trovare una che sia realmente valida e che mi dia un ottimo risultato, cosa che ottengo molto facilmente con la crema e gel. Quindi questo mi scoraggia un po' per quanto riguarda l'utilizzo delle mousse. Però ultimamente sto provando nuovi prodotti, nuove tecniche. Ho comprato alcuni prodottini della Bad Head. Questi due sono della linea per i ricci, la Curl Rock Amplifier e la mousse Foxy Curls. Già le sto testando da un po' di giorni, ho imparato più o meno ad utilizzarle per ottenere un risultato ottimale e quindi in questo video vi mostrerò tutto quello che so sulle mousse e sull'utilizzo delle mousse e di come ottenere il miglior risultato utilizzando una mousse. E se ti piace questa tipologia di video, già lasciami subito il tuo like qua sotto per sostenere il mio canale, così vi porterò subito un nuovo video mostrando le tecniche, le tips che ho imparato negli anni per la cura dei capelli ricci. Sicuramente la mousse non è una tipologia di prodotto che mi piace, però ho trovato un metodo che mi piace e ci tenevo a condividere con voi. Inoltre, mi invito a guardare questo video fino alla fine perché nel corso del video vi darò vari consigli molto importanti per l'utilizzo della mousse. E inizio questo video con i capelli già lavati, puliti, idratati e si stanno anche un po' asciugando, quindi le vado a bagnare un pochino e poi inizieremo già con lo styling. Siccome la mousse è una tipologia di prodotto che tende a seccare molto i miei capelli, la prima cosa che vado ad applicare è un olio. Questo è l'olio protettivo e ristrutturante di Divina, però lo utilizzo più che altro perché è un mix di oli naturali vegetali e per questo lo utilizzo. Cioè potrebbe essere anche un altro olio di un'altra marca. Comunque prendo qualche goccia e la applico principalmente qua sulla lunghezza e punta dei miei capelli. Questo è un trucchetto super utile per chi ha sia o le punte decolorate, chimicamente trattate, che tendono appunto a seccarsi tanto, oppure anche se sono capelli naturali, ma che con la mousse tende a seccare, io consiglio sempre l'utilizzo di un po' di olio. Poco poco perché comunque non voglio appesantire troppo i capelli. Come vi stavo raccontando, uno dei miei più grandi problemi con la mousse è che mi lascia dopo qualche giorno o anche in base alla mousse, già subito dopo lo styling, i capelli rimangono molto secchi, aspri al tatto, non molto piacevole. Onde evitare questo problema, mi piace applicare una crema ancora prima di applicare la mousse, perché la crema va a idratare e a riportare l'acqua all'interno dei capelli, dare malleabilità e elasticità ai capelli. Poi, subito dopo, possiamo passare all'applicazione della mousse. La mousse, nella maggior parte dei casi, serve più che altro per dare volume, magari ispessire un po' i capelli, dare tenuta, durabilità. Poi questo cambia un po' anche in base ai prodotti, però diciamo che è la sua azione generale. E io vedo la mousse più che altro come un prodotto da utilizzare insieme ad altri prodotti. Posso anche fare un styling solo con la mousse e il risultato è anche molto bello, però non è piacevole al tatto. Io ci tengo molto a quando tocco i capelli non sentirli secchi.
Ecco, però allo stesso tempo mi piace il volume che mi dà, la durabilità anche che mi dà. Quindi si può fare un styling, sì, solo con la mousse, così come si potrebbe fare anche con il gel, però può creare questi problemi, principalmente di secchezze, i capelli si nodano troppo, o magari applicando anche molta mousse, i capelli assumono quello aspetto quasi bagnato, almeno a me non è una cosa che piace. Passando dunque all'applicazione della crema, io faccio una divisione prendendo tutta la parte alta dei capelli e la separo per fare come ultima ciocca. In questo modo riesco a dare più attenzione ed essere più precisa con questa parte frontale, che tra l'altro è quella che poi si vedrà di più. E la parte posteriore poi la divido a metà. La parte dietro la divido ancora qui nell'altezza delle sopracciglia. E poi quello che mi rimane lo divido a metà. La crema che vado ad utilizzare oggi è la Curls Rock Amplifier della linea Bad Head della TG. Io avevo comprato questo prodotto, in realtà quasi sbagliato, perché pensavo fosse un prodotto nuovo, ma invece, da quello che ho capito, è cambiato solo il packaging rispetto alla Curls Rock Amplifier che c'era già in commercio. È praticamente la stessa, però adesso con un nuovo packaging che poi si abbina anche alla mousse, che poi vedremo. Questa sì, non l'avevo mai provata. Comunque, se volete delle informazioni più dettagliate su questo prodotto, vi lascio il link qua sopra nelle delle informazioni. Io comunque prendo poco prodotto, perché questo è già un prodotto che dà molta definizione e idratazione. In questi casi, poi, io preferisco utilizzare anche prodotti più leggeri per non appesantire troppo i capelli. Questa mousse poi che vi mostrerò in seguito, l'ho già utilizzata alcune volte e diciamo che per le prime volte non è andata per niente bene, perché ho sbagliato nelle quantità, i capelli sono venuti molto effetto bagnato, sticky, e non mi era piaciuto. Cioè, l'effetto bello, bellissimo, ma poi subito dopo secchissimi, quindi bisogna fare anche attenzione alle quantità. In questo caso sto prendendo proprio il minimo di prodotto, applico poi su tutta la lunghezza e dopodiché faccio la fittaggine con la mia spazzola. Adesso passiamo finalmente al topo della testa per fare le ultime ciocche. Questo sicuramente, questo si è anche già asciugato un pochino. Non so se vi ho detto prima, ma qui ho dell'acqua e quindi quando ho bisogno, sento che i capelli si stanno seccando un pochino, le bagno, perché tra l'altro non mi piace neanche fare lo styling con i capelli troppo asciutti. Ovvio, se si utilizza solo la mousse, conoscendo la mousse, se è una mousse molto leggera, non va neanche bene utilizzarla con i capelli molto bagnati, dico molto bagnati, tipo grondanti che gocciolano. Questo perché il prodotto si diluisce troppo. Invece, quando i capelli sono con meno acqua all'interno, i prodotti diventano leggermente più performanti. Adesso già con i capelli ben idratati, passo alla parte dell'applicazione della mousse, che si chiama Foxy Curl Extreme Curl Mousse, per una tenuta forte. Il suo packaging mi piace un sacco perché è così, tutto verde,
E poi ha questo pump viola. Questa, ad esempio, sembra una mousse molto leggera, ma ne basta veramente poco come prodotto. TG fa questa linea Bad Head, che ha dei prodotti molto performanti, che quindi ne basta proprio poco per fare un styling. Io prendo una buona quantità, comunque dalla punta inizio a fare scrunch. In questo modo aiuto anche che i capelli si attivino un pochino di più. Dei problemi più grandi quando si fa un styling solo con la mousse, molte persone tendono a prendere il prodotto direttamente, senza divisione, senza fare nessuna tecnica, e dopodiché con il prodotto in mano fare scrunch, quindi applicando il prodotto e attivando il riccio. Il problema di questo metodo di applicazione è che può funzionare come no. Quindi uno si ritrova sempre in quella domanda: ma oggi come mi verranno i capelli? Perché appunto non c'è un metodo preciso, una divisione o un styling prima di applicare la mousse. Quindi quello che io consiglio quando si fa un'applicazione solo con la mousse è di applicare la mousse come se fosse una crema, quindi dividere i capelli e applicare poco, ciocca per ciocca, di modo che durante l'applicazione già si va a fare un styling. E così evitate quel problema del chissà come mi verranno oggi, boh. Invece la mousse applicata così insieme ad altri prodotti, a me piace applicare proprio facendo lo scrunch su tutti i capelli, perché già aiuto ad attivare un po' il riccio. Poi ho già sotto le styling che ho fatto con la mia Miracle Brush, quindi ho già la fittaggine, e quindi utilizzo la mousse solo per fissare più che altro le punte, le lunghezze, le parti più alte dei capelli, le parti più visibili dei capelli. E diciamo che il successo non è mai assicurato, perché non è mai assicurato, però è molto più probabile che così vengano bene. Cioè, per me solitamente funziona molto bene così. Adesso io vado ad asciugarli e torno subito per mostrarvi il risultato. Ho asciugato bene i capelli con il diffusore, dopodiché ho preso di nuovo l'olio protettivo e strutturante per fare un po' di scrunch su tutti i capelli per togliere il cast. Dopodiché ho anche separato alcuni ricci che erano rimasti un pochino attaccati e voilà! Questo è il risultato. I capelli sono molto leggeri e idratati, un po' in generale, leggermente secchini sulle punte, non secco, ma ruvido. Questa mousse dà comunque questo effetto che è di tenuta molto forte. E nonostante io abbia applicato poco con tutto l'olio, eccetera, comunque io riesco a sentire ancora questa sensazione della mousse sui capelli. Ovviamente non come la prima volta. Per quanto mi riguarda, questo risultato è molto accettabile, principalmente se poi durano giorni e giorni, ma questo vi farò sapere nella prossima clip, dove vi mostrerò com'è andato il mio day after con questo styling che vi ho mostrato. Comunque, fatemi sapere se avete mai provato la Foxy Curls e come vi siete trovate, oppure se utilizzate le mousse, qual è la tua mousse preferita? In questo periodo sono in cerca di nuovi prodotti, di testare e provare tecniche e prodotti diversi, quindi mi farebbe molto piacere sapere qual è la vostra mousse preferita, così anch'io posso provarla. Ovviamente per tutti i prodotti che ho utilizzato trovate il link qua sotto nell'info box, e adesso vediamo com'è andato il day after di questi capelli. Non è il mio primo day after, è già il mio terzo day after, perché alla fine poi ho vissuto la vita e non ho avuto tempo di venire a mostrarvi. Sono uscita, ho preso pioggia, ho fatto dei chignon, sono andata in palestra e adesso, proprio adesso,
li avevo legati in una coda. In tutto questo c'è comunque da considerare che sono stata attenta per non rovinarli più di tanto, perché comunque li volevo tenere per un po' di giorni, li voglio ancora tenere. E ho dormito anche sia con la mia federa anticrespo che con la cuffia di raso per proteggerli durante la notte, altrimenti la situazione lo so che sarebbe tragica, perché i miei durante la notte si rovinano da morire se non utilizzo queste protezioni. E il risultato è questo che potete vedere: un po' crespino, un po' secchino, magari sulle punte. Il tocco rimane come prima, come il primo giorno. Non sono super idratati, ma comunque hanno tenuto molto bene lo styling. Alla fine, tutto sommato, siamo ad ottobre e non lo so. Per me ci sta. Tra l'altro ha preso un volume bellissimo che mi piace un sacco perché è super naturale. Non li devo lavorare più di tanto, cioè hanno iniziato a prendere ancora più volume nei giorni successivi. Voi cosa ne pensate di questo terzo day after? Comunque, se anche voi avete questo problema che i capelli non durano la notte, vi lascio il link per il sito dove potete acquistare gli accessori Ragazza Vanitosa Shop, sia le cuffie che le federe. Trovate adesso quasi tutti i colori riassortiti. Sono molto contenta del risultato che ho ottenuto e ancora non lo so, però spero che duri molto molto moltissimo, principalmente perché in questi ultimi giorni non sto avendo molto tempo. Comunque, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!